Dio Padre ci rende fratelli e la presenza di Gesù in mezzo a noi rende visibile questa fraternità. Il grande mistero del fratello e della sorella è un dono. Quando si crede veramente questo, allora la sorte del fratello fa male. Non si parla male di lui, ci si interessa di quello che fa, della sua salute, delle sue iniziative e aspettative. Siamo fratelli e non finiamo di crederci. Gesù vuole che ci rendiamo conto che, nella storia con i nostri fratelli, la cosa centrale è l'amore. L'amore fatto perdono, riconciliazione, accoglienza, comunità. Amore che passa attraverso la correzione e il lasciarsi correggere, attraverso il dialogo e la sincerità. Amore che porta i fratelli a pregare insieme, a sognare insieme, a lavorare per gli altri in comunione. E il Padre ti accoglie, ti abbraccia, ti ama. La fraternità è espressione preziosa delle nuove relazioni del Regno, costruite all'ombra della croce di Cristo. È quest'amore che viene dal Padre, donato dal Figlio e animato dallo Spirito, che unisce il cielo alla terra, così che non esiste più un sopra e un sotto, ma un'autentica comunione che non distingue separazioni, ma piuttosto fatica in una fraternità che non conosce i confini, comunità in uscita che sostengono il mondo. Fa, Signore, che la nostra vita fraterna sia costituita da una rete di relazioni che costruiscano la comunione e rendano visibile l'unità della tua Chiesa.